Ieri abbiamo parlato soprattutto dell'uso possibile delle fiabe all'interno di contesti interculturali e concluderemo il discorso oggi insieme a Liliana Piccari, che è una mediatrice culturale e presidente anche dell'associazione Incontriamoci Insieme di Cervia, e poi abbiamo invitato a questo tavolo alcuni direttori di festival dedicati alle fiabe o all'istruzione per l'infanzia che abbiamo conosciuto cominciando una piccola esplorazione, un pellegrinaggio per la penisola a conoscere tutti i festival, le rassegne dedicate alle fiabe. Pellegrinaggio che abbiamo intenzione di continuare nei prossimi mesi, forse anni, per aggregare man mano nuovi soggetti a nuove realtà a questa rete, soggetti peraltro già operanti, presenti sul territorio, per costruire un percorso anche turistico delle fiabe. Ecco, vi ho presentato solo intanto un ospite, appunto Liliana Piccari, di cui parlerà anche Leo Pizzoli, direttore della nostra internazionale dell'illustrazione di Sarmi, che ieri è stata evocata al tavolo da alcuni relatori, e poi accanto a me c'è anche Aura Di Tommaso, che è assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Castel Ritaldi, ideatrice del festival della fiaba di Castel Ritaldi, quindi un premio letterario che, se non erro, è dedicato a Mario Giovannini e intitolato, ecco, poi il mio intervento, prima di passare poi la parola a loro per sentire che cosa hanno da dire su questa possibile rete delle fiabe, ho intitolato l'intervento Gli Ucali e l'utopia della rete nazionale delle fiabe. Ora, Gli Ucali è già di per sé un nome assolutamente utopico, che racchiude un'utopia. L'associazione nasce prendendo a prestito questo nome da una canzone di Kurt Weill, scritta nel 1936, quando era in esilio forzato durante la Germania, la dittatura nazista in Germania. Kurt Weill era tedesco, la sua mamma era anche di origine ebraica e anche comunista, e quindi scappa. In cui inserisce un tango habanera, in cui esprime tutto il suo desiderio di un mondo diverso, un mondo senza la guerra, un mondo in cui i valori siano quelli della condivisione, della solidarietà, della fratellanza, dove dice dove gli amori siano belli e condivisi. E però ci avverte, nel ritornello, Gli Ucali non esiste. Ecco, Gli Ucali è l'utopia della società come noi la vorremmo, in cui vorremmo far crescere i bambini, è una favola, ma ci avverte, nessuno ci può dare quel mondo, nessuno ce lo farà trovare già pronto, ce lo dobbiamo costruire lavorando con le nostre mani. Però vai, non è disfattista, non ci dice che quel mondo non esisterà mai, ci dice che dobbiamo la responsabilità di costruirlo, di lottare per rendere poi reali i nostri sogni. Ecco, l'associazione Gli Ucali ingenuamente nasce da questo sogno e anche da questa consapevolezza maturata da un gruppo di attori e musicisti di dover lottare per costruire qualche cosa e dall'idea di che l'arte debba servire a rendere migliore la società che ci circonda, quindi non solo per esibirci, non solo per passatempo. E questa era un po' la nostra utopia di vent'anni. Vabbè, è stata anche quella di pensare che attraverso i nostri spettacoli si potesse cambiare un po' il mondo, anche fosse solo il nostro rione, il nostro quartiere, e solo i spettatori, pochi o tanti bambini o adulti che assistevano agli spettacoli. In fondo, nonostante tutte le difficoltà che poi si incontrano sul cammino, questo sogno c'è rimasto.
giusto. E cosa c'entra tutto questo con la rete delle fiabe? Adesso ci arrivo. Nel 2000 abbiamo cominciato a lavorare su una trasmissione radiofonica, Il polverone magico che aveva il mondo, con l'obiettivo un po' ambizioso di far spegnere per un'ora a settimana la televisione in famiglia e fare in modo che i bambini ascoltassero questo oggetto magico che era la radio, che era magico soprattutto in un lontano passato. Abbiamo fatto una scommessa, vediamo se può diventare magico di nuovo, spegnere le immagini, accendere la fantasia in modo tale che le immagini venissero prodotte dall'immaginazione, produrre tutto quello che non si vede, forse un mondo iper fatto di troppe immagini, di troppa televisione, provare ad accendere l'immaginazione. Poi ci siamo, per ritrovare anche un po' quello spirito da fiabe nel filò, davanti al fuoco, nella stalla, cose che da altri tempi. Allora ci siamo posti il problema, quali fiabe drammatizzare? E qui abbiamo chiesto aiuto alle case editrici. Allora dobbiamo raccontare le fiabe tradizionali o anche le fiabe contemporanee? Sicuramente abbiamo detto Rodari ci deve essere come tutelare. Ieri abbiamo parlato molto di Calvino, con l'altro nostro nome tutelare Rodari. Fiabe italiane, quindi prodotte dai nostri bravissimi autori per l'infanzia, fiabe di tutto il mondo, facendo magari anche degli approfondimenti. Allora potremmo anche chiamare degli esperti di varie materie, fare qualcosa che sia sia divertente che istruttivo. Nel 2000 non avevamo mai sentito una parola che dopo abbiamo imparato, che si chiama entertainment. Ecco, volevamo fare forse quella roba lì senza saperlo. Abbiamo cominciato ad essere una piccola rete nelle case editrici, poi abbiamo chiesto aiuto all'università per qualche suggerimento su metodologie da adottare per arrivare a parlare con i ragazzi. Abbiamo contattato dei di stranieri, abbiamo parlato con mediatori culturali, con musicisti che fossero esperti delle varie tradizioni musicali dei loro paesi, abbiamo mescolato tutto questo alle fiabe, pillole di elementi culturali, storie, pillole di storie di paesi lontani, e sperando con le fiabe di attrarre bambini e anche i genitori, e poi anche di insegnargli qualcosa sia con le fiabe, già abbiamo sentito ieri quante cose da sole si imparano ascoltando le fiabe, perché lavorano poi dentro di noi, e poi mettendo anche qualcosa gli extra che sono anche nei libri di cui abbiamo sentito parlare ieri, e quindi dandogli qualcosa di più che poteva venire da uno studioso, da un artista, da un esperto di un argomento che veniva evocato dalla fiaba. Poi abbiamo detto ci serve anche l'aiuto, la rete si deve espandere, ci serve l'aiuto di scuole e famiglie. Allora abbiamo pensato a un gioco, facciamo un concorso di fiabe, non è importante il premio, l'importante è il gioco, però il premio lo chiamiamo concorso. E il premio molto spesso sono stati dei libri, quindi il circolo si è autoalimentato ancora di fantasia, ancora di libri, ancora di storie. E comunque facciamo questo gioco, facciamogli costruire una fantastoria, che è una storia un po' vera o inventata, un po' vera, perché vi avevo chiesto dovete andare in biblioteca, dovete andare a fare delle ricerche storiche sull'argomento che vi diamo, poi da lì potete scegliere voi, dato il tema scegliere lo specifico che vi piace di più, e poi dovete costruirci sopra una storia, una fiaba con tutti gli elementi tipici delle fiabe, inventando di personaggi, avventure, entusiasmanti. Poi gli abbiamo chiesto una cosa ancora più difficile, di decentrarsi da sé, di cambiare il punto di vista, di mettersi nei panni, nelle scarpe, come abbiamo visto ieri, di altri. Mettersi nei panni, quindi diventare loro protagonisti della storia dal di dentro, ma come se fossero personaggi di una civiltà o antica o comunque di una cultura lontana,
spazio oppure nel tempo. Quindi dallo studio dovevano interiorizzare alcuni elementi e farli venire poi fuori all'interno della fiaba, con questo anche elemento di decentramento da sé. Tanti ragazzi sono caduti nelle maglie della nostra rete, divertiti dalle fiabe dal 2004 fino al 2011 solo dalla provincia di Bologna. Quest'anno abbiamo aperto, grazie all'aiuto del Ministero dell'Istruzione, a tutta Italia e abbiamo quindi coinvolto ragazzi e famiglie anche di altre regioni. Poi abbiamo pensato, questa rete è potenzialmente infinita, perché se la nostra rete va a incontrare tutte le altre piccole reti locali, pazientemente costruita, come abbiamo fatto noi, da tutte le altre realtà, come la nostra, che hanno anche creato corsi letterari, che hanno creato un piccolo festival, grande festival già, rassegne dedicate alle fiabe, e parchi, spesso dei comuni realizzano dei piccoli parchi a tema fiabe, su Pinocchio, su personaggi di Diodato, su personaggi tipici delle fiabe. Ecco, l'unione di tutte queste diverse reti, pazientemente tessute da una singola realtà, poteva aprire degli scenari nuovi, potrebbe aprire, speriamo che apra scenari nuovi a ogni singolo nodo di questa rete. E poi il fatto che anche tanti di voi non ci conoscessero, in questi giorni siete venuti a raccontarci le vostre personali esperienze con le fiabe, attorno alle fiabe, ci convince ancora di più la prova dell'espansione all'infinito di questa rete, con i centri che non può avere un centro solo in un ente, noi saremo noi e altri, deve essere una rete policentrica, che però può identificare il lavoro di ogni singolo nodo di questa rete. Poi ci siamo accorti che ci sono tantissimi festival, rassegne dedicate alle fiabe, città delle fiabe, molti piccoli paesi, piccoli comuni all'interno di province, e in borghi, a volte borghi deliziosi come Campo di Mele. Il direttore del Festival di Campo di Mele oggi doveva parlare all'influenza e quindi non è potuto partire da Latina. Paesi incantati che sembrano davvero tirati fuori da un'illustrazione per l'infanzia. Ecco, ci sono festival che hanno già fatto molta strada sulla via della promozione turistica, sia del festival ma anche del luogo ospitante, come sapete. Altri festival, altre realtà devono fare ancora molta strada, però penso che all'interno di una rete questa strada, tanto in salita, possa essere un po' meno faticosa. Ecco, un dato che risale al 2009, quello l'ultimo che ho trovato: il turismo culturale in Italia si ferma al 40%, turismo culturale presso le città d'arte, spettacoli dal vivo. In Germania, sempre dati del 2009, il turismo culturale arriva tra il 50 e il 60%. All'interno di questo turismo culturale, il turismo familiare, che pure già esiste in Italia, è quindi quel turismo di famiglie attratte da questi festival, da queste rassegne, da questi concorsi letterari, è ancora proprio allo stadio germinale, è poco incentivato, proprio perché tutte queste iniziative sono slegate l'una dall'altra e non si conoscono neanche tra di loro, e sono conosciute all'interno di realtà, nella realtà locale, ma non vengono conosciute a livello poi nazionale. Perché di questo? Le motivazioni sono tantissime. Intanto la stampa nazionale non ne parla, e non ne parla perché per andare all'attenzione della stampa bisogna già essere qualcuno, avere già un nome, e invece questi rassegni spesso sono sostenute dai comuni economicamente, diciamo, e le realtà comunali non hanno possibilità di investire 15.000 euro per magari comprare una pagina su un giornale e un quotidiano nazionale, e molto spesso per pigrizia o per mancanza di fondi non hanno nemmeno la voglia, non si possono permettere di investire
meno sui sistemi di comunicazione nuovi che passano per il famoso web.2, ormai si dice. Per fare un esempio, neanche il Comune di Bologna investe sulla comunicazione di quello che fa sul suo sito. L'anno scorso per l'estate ci hanno detto: dateci tutte le date degli spettacoli, tutta la pubblicità a maggio, perché fino poi a settembre, mentre a settembre non avremo nessuno che possa inserire gli eventi sul sito internet, lo farà uno adesso per tutta l'estate, poi non si potrà inserire più niente, quindi gli altri eventi saranno invisibili. È assurdo, è completamente senza senso, costerebbe ben poco per avere un tecnico che man mano inserisca gli eventi e permetta alla gente giorno per giorno di andare a vedere che cosa c'è. Ecco. Poi c'è il caso di realtà appunto come la nostra, che non operano in un piccolo comune, ma lavorano in una città, diciamo meglio grande. Possono avere queste realtà delle buone idee, delle capacità organizzative anche discrete, magari anche le capacità artistiche di buon livello, però scarsi fondi. Se non riescono a farsi sostenere adeguatamente dalle amministrazioni comunali, che molto spesso inseguono il mega evento e vogliono far crescere l'uso appunto dal basso, vogliono investire veramente su qualcosa di duraturo che abbia poi delle ricadute a livello sociale, culturale e anche poi economica alla lunga, vedete per esempio questo alla lunga. Quindi quando non c'è il sostegno convinto economico dell'amministrazione comunale, neanche di magari di servizi che compensino la mancanza economica, non si riesce a dare nemmeno il grande risposto. È un gatto che si morde la coda. Se l'ente pubblico ti dà 10.000, ti do 10.000, se ti dà 1.000, quindi ti do 1.000, ecco. E quindi non si riesce quindi a coinvolgere poi la stampa e coinvolgere il grande pubblico. È un gatto che si morde la coda, sembra che non se ne possa uscire. E non se ne esce perché siamo rimasti ancorati a un vecchio modo di pensare, secondo cui la cultura è un bene pubblico e non una risorsa, un input di crescita e quindi di sviluppo. Mentre ci dicono gli economisti della cultura, è uno strategic asset su cui investire perché ha oggettive e misurabili ricadute economiche. E qui si arriva al potenziale della rete delle fiabe. Di queste realtà abbiamo pensato: festival, concorsi, parchi cittadini, entrassero a far parte di un sistema di comunicazione integrato. Se si unissero le forze, si potrebbe sfruttare il potere moltiplicatore delle informazioni proprio della rete e si potrebbero portare molte più persone di quelle che già non ci vanno a Sarmene, a Castel Ritaldi o a Castel di Casio, magari con una ipotetica nuova rassegna sulle fiabe. Anche i gruppi familiari devono essere attratti in primis dal progetto culturale, che deve essere di buon livello, poi per non deludere le aspettative, uno può fare un grande investimento in promozione, poi se la manifestazione non è nel livello atteso, poi fallisce alla lunga. Però devono essere le famiglie invogliate anche da tutto un'accoglienza, che deve essere all'altezza del progetto, e veniamo al marketing territoriale, che deve essere strettamente collegato a ogni progetto culturale. La cultura può essere uno straordinario volano per l'economia, per la crescita, se si fa sistema. Allora non crediamo a quello che ci dicono, che la cultura non si mangia, la cultura si mangia, si possono mangiare anche le fiabe in tutti i sensi e si può creare reddito, occupazione, e non solo per chi fa cultura, ma anche per tutto quello che gira attorno all'evento culturale. Ecco, studiosi dell'economia della cultura come Walter Sant'Agata, Giovanni Segre e Michele Primanti, in un articolo del 2007 in Economia della Cultura scrivono: le risorse culturali sono uno degli elementi portanti di qualsiasi strategia e politica di crescita sociale ed economica sul lungo periodo. Ecco, dobbiamo abituarci a ragionare sul lungo periodo per misurare l'investimento in cultura.
non solo nel pubblico che è lì davanti, o nella resa immediata, ma in quello che porta in termini di lungo investimento. Bisogna guardare da lontano, di lungo periodo, però le ricadute turistiche, sociali, economiche, estetiche, spirituali di un progetto culturale che si verifichino, i contenuti non bastano. La rassegna, la mostra, isolatamente non sono sufficienti perché si crei un valore aggiunto, bisogna anche promuovere il territorio in cui l'evento è ospitato attraverso l'evento stesso. L'evento quindi deve creare un indotto nel territorio che si inserisce. Banalmente diciamo che devono lavorare gli alberghi, i negozi del territorio, se il progetto viene correttamente gestito. Si parla di valore d'uso indiretto generato dalla cultura, per tutto questo che viene mosso dalla cultura, che va oltre quindi il valore d'uso diretto, l'output, cioè il valore generato direttamente dalle persone che fruiscono l'evento, per esempio i biglietti, per esempio il book shop. Questo aspetto del valore d'uso indiretto però non può essere lasciato al caso. Posso pensare, organizzo l'evento, poi la gente si troverà da mangiare, si troverà da dormire, non funziona così. Gli operatori culturali devono capire che bisogna guidare i processi, creare le sinergie, coinvolgere dall'inizio, quando pensi l'evento, il bar, l'albergo, l'azienda dei taxi, degli autobus, finanche gli aliscafi, cioè dire, non so, a seconda di uno dove fa l'evento, il vaporetto, qualunque cosa, pensare come la gente ci arriva, come se ne va, e fare di tutto per prolungare la permanenza dello spettatore fino oltre l'evento progettato da noi, quindi coinvolgendo quello che sul territorio c'è già: tesori dell'arte, percorsi naturalistici, gli eventi sportivi, passeggiate archeologiche naturalistiche. Quindi forse sicuramente per tutto questo servono risorse, e voi pensate che le risorse non ci sono, quindi abbiamo finito di discutere. Però se cambiamo la modalità di azione, sfruttando le risorse umane, le idee che vengono dalla rete, possiamo andare anche molto lontano, possiamo anche inventarci dei nuovi modi di finanziamento, e poi ci arrivo. In questo senso possiamo intendere la rete delle fiabe, perché da qui in avanti nessun operatore che vuole promuovere il suo festival sulla fiaba si debba sentire solo nella promozione appunto del festival, del corso d'aggiornamento di quello che vogliamo fare. Quindi ieri vi ho parlato di come all'interno di progetti interculturali legati alla fiaba non ci debba essere improvvisazione, ma ci debba essere bisogna affondare i progetti a un livello, devono avere un sostegno scientifico, teorico, e in questo caso dobbiamo fare riferimento a ciò che gli economisti della cultura scrivono e predicano inascoltati spesso, sia da chi ci governa, sia da chi governa anche i comuni e province. Per tornare quindi alla rete delle fiabe, nel concreto lancio alcune proposte. Fra 12 mesi ci ritroveremo qua e dobbiamo, a mio parere, fare. E qui ho voluto darvi solo aprire delle questioni, insomma, dare qualche proposta al corretto ministro dei relatori che parleranno subito dopo di me, e da voi che ci state seguendo e dagli altri che metteremo in rete. Concludo dicendo che se gli economisti della cultura oggi sono impegnati a cercare una via italiana alla creazione di un circuito che sia virtuoso di economia che nasca dallo sfruttamento del patrimonio storico-artistico dello spettacolo dal vivo, inseriamoci in quello sforzo comune, creiamo una via delle fiabe che porti stare con se stessi e con gli altri, i bambini, le bambine e gli adulti, attraverso le narrazioni fiabesche e tutto ciò che sta attorno, che dal percorso delle fiabe può nascere. Forse è un motore.